Buongiorno, bentrovati Andrea e Nicolò, che Andrea è volto storico, Nicolò diventerà volto storico, vedete, la terza volta mi pare che facciamo un video con Nicolò. Per parlare di funzionamento dei servizi di intelligence, quindi come sono strutturati, come operano, quali sono le divisioni, eccetera, eccetera, e per parlare di una ipotesi di riforma che è stata presentata dall'ex ministro della Difesa Guerini, di cui parleremo, di cui parleranno Andrea e Nicolò, questo per capire, per informare, per sapere come funzionano, qual è la funzione dei servizi di intelligence e come operano. Credo più nello specifico dei servizi italiani, dico bene Andrea e Nicolò. Magari facciamo un volo sulla funzione dei servizi di intelligence e poi andiamo nello specifico italiano. Andrea, a te. Perfetto, sì, grazie, grazie Costantino, grazie a chi ci ascolta. Aggiungo solo una nota perché Guerini è anche il presidente del COPASIR, che è il comitato di controllo parlamentare proprio sui servizi di intelligence italiani, quindi anche un ruolo molto di primo piano sulla materia. Io ho parlato di fare questa puntata perché è un tema importante negli altri paesi, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, forse anche in Francia se ne parlerebbe sui giornali. E invece se ne è visto, anzi, l'ho scoperto perché Niccolò forse ha messo su LinkedIn il testo della riforma o una cosa del genere. Quindi ho detto: mi sembra un tema che merita un po' d'attenzione. Prima di addentrarci nella riforma, al merito, alle necessità, alle opzioni, magari quello che è utile fare è parlare brevemente di cosa sono, cosa fanno i servizi segreti, come vengono chiamati in Italia, generalmente sono i servizi di intelligence, per capire poi anche eventualmente la riforma a cosa e a quali verso quali obiettivi è volta. Allora, come avevo detto, forse un'altra puntata proprio con Nicolò, se non mi sbaglio, quando io mi sono trasferito a Roma, non ho mai conosciuto così tante persone che dicevano di lavorare per i servizi segreti italiani in quel poco lasso di tempo. E nota latere, chiaramente se uno lavora per i servizi italiani non può dirlo in pubblico, quindi erano tutti dei cialtroni che vanno in giro a millantare dei rapporti inesistenti. E chiaramente nella storia italiana ci sono tutta una serie di storie e pseudostorie relative ai servizi segreti che creano questa ombra, aura di mistero a cui ovviamente si sovrappone una necessaria situazione particolare di istituzionale, ovvero sono servizi che fanno delle operazioni, fanno una serie di attività che per loro natura devono essere segretate, all'ombra, non diffuse, classificate, eccetera. In breve, e poi Nicolò, che ne sa molto di più di me del tema, aggiungerà se sbaglio o manca qualcosa nel mio racconto, ci sono due principali tipi di servizi di intelligence, quelli che guardano alla sicurezza interna e quelli che guardano alla sicurezza esterna. Per capirci, ci sono i servizi che guardano per la lotta, aiutano alla lotta contro il terrorismo, aiutano alla lotta contro le organizzazioni criminali, e ci sono poi invece quelli che guardano al panorama internazionale, quindi guardano verso l'estero. Può essere anche il terrorismo estero, ma può essere anche le attività che gli altri stati compiono eventualmente per ledere gli interessi nazionali, la sovranità nazionale, o addirittura magari compiere degli attacchi. Su questa semplice divisione ci sono due principali o tre principali altre divisioni funzionali al loro interno, cioè ci sono quelli che raccolgono informazioni, quelli che invece fanno delle missioni e quelli che analizzano e generano, tra virgolette, delle analisi sulla base delle informazioni raccolte. Quindi quando si parla di agenti segreti, per fortuna o sfortuna, a seconda dei punti di vista, non sono tutti James Bond che rischia la vita, anzi una parte importante, te sono, per semplificare, senza voler offendere nessuno, dei burocrati, cioè sono delle persone che hanno una funzione burocratica di, per esempio, raccolta o analisi delle informazioni. Poi ci sono anche quelli che sono degli operativi, a prescindere dal caso italiano particolare, molto spesso lo leggiamo sui giornali con una certa frequenza, quando sentiamo che 15 diplomatici russi sono stati espulsi in quanto erano realisticamente dell'intelligence, cioè tutti i paesi c'è una certa sistematicità nel far
far andare in un paese terzo una persona con un visto diplomatico per, come chargé d'affaires presso l'ambasciata o il consolato, in realtà poi questa persona è un membro dei servizi di intelligence. E poi c'è la parte di analisi delle informazioni che serve a portare ai decisori politici un valore aggiunto, così che questi possano compiere le proprie scelte in maniera più articolata e solida. Su questa doppia divisione esterno-interno, su questa almeno triplice divisione funzionale, va poi aggiunta la questione dei metodi di raccolta delle informazioni, che sono diverse. C'è quello che si chiama HUMINT, quindi Human Intelligence, è quello che per esempio recluta delle spie. C'è IMINT, Image Intelligence, c'è Cyber Intelligence, c'è Communications Intelligence, quindi quelli che intercettano, e SIGINT, intercettano le comunicazioni, eccetera, eccetera. Ce ne sono molteplici, sia interno che esterno. Ovviamente l'ultima cosa proprio che dico, riguardo ai servizi di intelligence interna, ci sono delle particolari garanzie relative ai diritti costituzionali, perché questo è importante da dire. Cioè, se io devo spiare il terrorista che sta in un'altra parte del mondo perché voglio evitare che faccia un attacco, può essere in Italia, in Germania, in un altro paese, non ho dei vincoli nei suoi confronti dal punto di vista costituzionale, perché questo è un cittadino estero. Poi ci sono, magari Nicolò mi corregge nello specifico, ma per fare le intercettazioni relativamente a cittadini del proprio paese ci sono una serie di procedure proprio per garantire che sì, queste attività rimangano segrete, classificate per ragioni di sicurezza operativa, ma allo stesso tempo non vadano a ledere i diritti costituzionali garantiti ai singoli individui. Io mi fermo qua, ho cercato di fare una panoramica. Nicolò, se ho detto qualcosa di molto sbagliato, correggimi, o se c'è qualcosa che sembra che manchi, se è importante, aggiungi pure. Grazie Andrea. Io credo che tu abbia fatto una panoramica completa, molto, molto ampia e assolutamente completa. Solo una questione vorrei sottolineare, un aspetto. Il tema dell'intelligence, dei servizi segreti, è un tema che ispira naturale curiosità proprio per la natura segreta delle attività che questi organismi portano avanti, e anche perché la letteratura, il cinema ci porta così spesso a interessarci del tema, a pensare di saperne qualcosa. Insomma, chi di noi non vede ormai serie o film di spionaggio? Quindi io credo un aspetto mi preme sottolineare, alla luce di quella che è l'immagine che emerge sempre dai film, dai libri, il fatto che fondamentalmente la funzione di questi organismi è svolta in segreto, ma è una funzione primariamente di natura informativa, nel senso che anche tutte le attività operative, le missioni di cui Andrea ha parlato, hanno la funzione primariamente di raccogliere informazioni che servono per i decisori politici per decidere in materia di sicurezza nazionale, ma anche per tutelare al meglio gli interessi nazionali del paese. Quindi io credo che troppo spesso emerge l'immagine di organismi informativi come organismi coinvolti in quelle attività sporche che i decisori possono, voler compiere in segreto. In realtà l'attività è segreta proprio al fine di raccogliere informazioni che normalmente appunto sarebbero negate ai decisori politici, non potrebbero accedervi, e dunque per migliorare le decisioni politiche nell'interesse della collettività. Ora, questo è ovviamente la teoria, è come dovrebbe funzionare un servizio segreto. In pratica non sempre così accade. Il punto qual è? Che per andare un pochino più vivo della questione italiana, che perché ciò accada, perché effettivamente i servizi segreti, che generalmente sono strutturati in diverse agenzie, pensiamo al fatto che negli Stati Uniti il Director of National Intelligence coordina 18 agenzie diverse tra civili e militari. In Italia ci sono tre organismi: il DIS, che si occupa la struttura coordinamento, l'AISE, che si occupa di informazione e sicurezza esterna, che si occupa delle operazioni all'estero, e l'AISI, che si occupa di sicurezza interna, agenzia informazione e sicurezza interna. Ora, perché effettivamente il
decisore politico, il Presidente del Consiglio, riceva delle informazioni, è necessario che queste strutture operino in maniera coordinata, sinergisticamente. E questo storicamente ha rappresentato uno dei più grandi problemi dell'Italia. E questo, il problema dell'integrazione delle informazioni e il problema del coordinamento tra le due agenzie. Questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta: due agenzie di intelligence, una esterna e una interna, esistono in Italia dal 1977, con la riforma che creò allora il SISMI e il SISD. Ti posso? Come no? No, perché proprio mentre parlavi mi sono venuti in mente gli anni 70, appunto, SISMI e SISD, quando insomma l'Italia era soggetta, diciamo così, ad attacchi interni, o forse anche un po' esterni, no? La stagione del terrorismo, eccetera, eccetera, e si parlò tanto di servizi segreti deviati. Visto che siamo andati a sfiorare quell'argomento, vuoi spiegare che cos'erano SISMI e SISD? Sì, SISMI e SISD furono, diciamo, gli adesignani di AISI e AISE, creati con una riforma approvata nel 1977. E creò anche per la prima volta un organo di coordinamento, il CESIS, il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza. Diciamo, dal 77 noi abbiamo questa struttura tripartita che ci ancora oggi, che è stata con la struttura che abbiamo oggi, è conseguenza di una legge approvata nel 2007. Prima, nel periodo a cui tu facevi riferimento, dal 49 al 77 si sono avuti due servizi segreti unici. In teoria, in pratica se ne avevano due. E cosa voglio dire? Si ebbe un servizio segreto militare teoricamente deputato alla tutela della sicurezza nazionale sia internamente che esternamente, fondato nel 49, il SIFAR, e un altro suo successore, il SID, nel 1966. Di fatto, tuttavia, in tutto questo periodo di tempo operava come un servizio segreto civile anche la divisione affari riservati del Ministero dell'Interno, nonostante non ne, diciamo, avesse teoricamente le teoricamente non potesse farlo. Quindi ecco, la riforma del 77 mise fine a questa situazione, diciamo, di disordine, e serviva in realtà anche un po' a risollevare la reputazione dei servizi segreti in Italia, che era, diciamo, stata devastata da anni di deviazioni o presunte tali. Perché poi questo credo io, questo è il mio lavoro di ricerca ormai da qualche anno, e tanta documentazione dei servizi segreti è stata declassificata. Io credo che, nonostante sicuramente ci siano state delle deviazioni, sicuramente si possa parlare di problemi, certo non di piccola entità, nei servizi segreti italiani, molto spesso il dibattito mediatico o, diciamo, la divulgazione ha molto ingigantito la portata e la natura di queste deviazioni, il che credo molto spesso non abbia aiutato a comprenderle, abbia dato un'immagine molto distorta. Ora non so se Andrea, su questo, che è un tema sempre che suscita molto dibattito e interesse, vuole dire qualcosa? Ma allora, su questa cosa, la parte storica italiana, non ho semplicemente competenze di dire molto, nel senso che le uniche cose che ho letto sono alcune delle cose che hai scritto tu, quindi posso al massimo ripetere male quello che hai appena detto. Magari quello che potevamo aggiungere e capire l'aspetto, prima di andare nella riforma italiana, era l'aspetto informativo, perché tu giustamente hai detto il ruolo principale di natura informativa, e magari chi ci ascolta dice: ma cosa vuole dire esattamente il vantaggio informativo? E magari possiamo dare qualche esempio sulla storia dei servizi italiani, ma anche sulla storia dell'intelligence di altri paesi. Do per esempio qualche esempio per capirci. Pensate due paesi che potrebbero essere la Russia e l'Ucraina. Ad un certo punto, se la guerra dovesse venire a termine, si troveranno al tavolo delle trattative per negoziare. E ognuno non vorrà scoprire le proprie carte, perché per così da poter eventualmente dare qualcosa al tavolo, ma farlo pesare molto. Bene, i servizi, per esempio, il ruolo che hanno, qual è quello di capire, conoscere
prima della trattativa, quali sono quelle carte coperte ancora, così da cambiare la posizione negoziale di uno dei due attori. Cioè, se l'Ucraina sapesse esattamente quello che vuole la Russia, o la Russia sapesse molto bene quello che è disposta a cedere o disposta ad ottenere l'Ucraina, chiaramente questo va ad alterare la tua strategia di negoziazione e quindi probabilmente anche a permetterti di ottenere di più al tavolo delle trattative. Questo è un esempio. Oppure, di nuovo, vi ricordate tutti qualche, cos'era, 2021 se non mi sbaglio, quando quell'ufficiale, se non erro, della Marina italiana è stato arrestato perché passava delle informazioni ai russi, che mi sembra che fosse al Stato Maggiore della Difesa. Questo militare, che ora penso che si sconterà, se non l'ergastolo, comunque 30 anni... Walter Biot, Andrea, ti stai riferendo. Esatto. E questo signore passava queste informazioni ai russi, di fatto a dei funzionari dell'ambasciata russa in Italia con passaporto diplomatico, ma in realtà membri dell'intelligence. E a cosa serviva? Semplicemente le informazioni che passavano permettevano, in teoria, alla Russia di capire meglio quali erano i piani dell'Italia, della NATO, e in questa maniera andarli a neutralizzare. Per semplificare davvero, pensate a un piano di eventuale battaglia: se io so dove il mio avversario va a mettere le trincee, io in quella maniera so dove colpirle o come evitarle dall'inizio. Questo è il vantaggio informativo, e c'è chiaramente un gioco di intelligence e counterintelligence. Questo prima non l'ho detto effettivamente, cioè non solo c'è l'intelligence, ma c'è anche il counterintelligence, che è la funzione votata a trovare le spie nemiche. Cioè il loro ruolo non è trovare informazioni, ma trovare chi sono quelli che per l'avversario danno informazioni, che possono essere sia spie avversarie nel tuo paese o persone reclutate dall'avversario. E questo è uno degli esempi nel quale l'intelligence è utile per ottenere delle informazioni. Do ancora qualche esempio, poi cedo la parola a Nicolò. La penetrazione delle reti avversarie per rubare dei segreti, piuttosto che, questo anni e anni fa, quello era principalmente l'intelligence militare, quando i satelliti erano prerogativa principalmente degli stati perché costavano tantissimo, e quindi permettere di fare le fotografie sull'Unione Sovietica a Cuba per dire: guarda che lì c'è una costruzione di missili, o non c'è una costruzione di missili, e quindi permettere di avere un quadro più completo su quello che è l'equilibrio politico, militare, economico tra due paesi. Mi fermo qua, ti ripasso la parola, Nico, non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo, vogliamo continuare sulla storia e l'evoluzione dei servizi italiani. Grazie Andrea. No, aggiungerei solamente il fatto che qualcuno si potrebbe domandare: vabbè, ma se la questione è raccogliere informazioni per produrre un vantaggio decisionale, perché queste attività devono essere occulte? Beh, devono essere occulte proprio perché e devono svolgersi in maniera occulta anche le attività di cui ha parlato Andrea, quelle di controspionaggio, quella di protezione delle informazioni dai tentativi altrui di acquisirle, perché chiaramente in politica internazionale non tutti gli aspetti dei processi decisionali sono pubblici, ce ne sono alcuni riservati e alcuni che vengono deliberatamente occultati proprio per confondere gli avversari. Andrea ha citato l'esempio di un ipotetico accordo di pace in Ucraina. Possiamo ricordare tutti cosa è accaduto prima dell'invasione russa dell'Ucraina, con la rivelazione pubblica da parte del presidente Biden di intelligence raccolto dai servizi segreti americani e da quelli britannici, che è stato pubblicamente utilizzato nel tentativo appunto di condizionare la condotta di Putin e di dare un vantaggio decisionale agli Stati Uniti e diciamo la NATO nel gestire la crisi prima si precipitasse in una guerra. Il tentativo non ha funzionato nel senso di prevenire la guerra, ma ovviamente ha consentito anche un pochino, a mio avviso, di smascherare quella che era la narrativa pubblica che Putin e la leadership russa stavano tentando di costruire rispetto alle ragioni dell'invasione. E in questo ha dato effettivamente un vantaggio decisionale. Ora, se vogliamo tornare alla questione italiana, e la questione italiana, come dicevo, diciamo due sono i problemi che storicamente
italiano avuto da, appunto, dalla riforma del 77 di cui parla prima Costantino, un problema di integrazione delle informazioni, ovvero di funzionamento della struttura centrale rispetto alle due agenzie operative SISMI e SISDE allora, AISI e AISE oggi, e poi un problema di coordinamento. Se noi andiamo a guardare tutti i documenti dei dibattiti parlamentari che si sono avuti molto spesso nel corso degli anni, dal 77 in poi si è parlato di riforma dei servizi segreti, ogni tot ritorna il tema del servizio unico, che lo ricorderemo è, diciamo, la proposta che aveva lanciato qualche tempo fa l'autorità delegata Mantovano. E infatti è proprio risposta, su questo non so se Andrea vuole aggiungere qualcosa, è proprio risposta a questa proposta, io credo, che il presidente del COPASIR Guerini ha lanciato la sua proposta di legge, credo 10 giorni fa, un paio di settimane fa. No, no, vai, continua pure. Ah, ok, vado io, ok, ok. Dunque, io credo sinceramente che trovo la proposta di un servizio unico assolutamente... sbagliata, non particolarmente utile, non particolarmente vantaggiosa all'Italia, e ritengo che la proposta di Guerini sia un passo in avanti dal momento che archivia questa ipotesi del servizio unico. Tuttavia, e di questo poi ne possiamo parlare tutti e tre insieme, credo che non si capisce bene dove va a parare. Ora, perché voglio argomentare un secondo sulla questione del servizio unico? Nessun paese occidentale ha un servizio unico. Ora, giustamente voi mi direte, eccetto la Spagna, direte, vabbè, ma non è che questo significa che il servizio unico non sia una buona soluzione. Il servizio unico, a mio avviso, non è una buona soluzione dal momento che l'idea è quella di risolvere problemi di coordinamento che esistono fra le agenzie. Ma in primo luogo questi possono essere benissimo risolti, come è avvenuto tante volte nella storia dei servizi segreti italiani, come ad esempio durante quando SISMI e SISDE erano stati appena creati durante il rapimento di Aldo Moro. Possono essere creati con meccanismi di coordinamento ad hoc. In secondo luogo, gli studi di intelligence che cosa ci dicono su questa questione dell'integrazione? L'idea che Mantovano non l'ha articolato esplicitamente, ma l'assunto che c'è dietro questa idea del servizio unico è quello dell'efficienza, non duplicare le risorse, non creare sovrapposizioni. Ora, questo sembrerebbe, diciamo, una soluzione logicamente sensata. In realtà gli studi di intelligence più recente ci dicono che la ridondanza tra organizzazioni diverse, ovvero l'esistenza di unità che si occupano degli stessi problemi, e un certo livello di sovrapposizione tra competenze e attività delle varie agenzie è un elemento estremamente prezioso. Quindi questa idea di efficientare, ovvero di creare un'organizzazione snella in cui ognuno specificamente ha compiti molto specifici di cui si occupa e solo di quelli, è un'idea molto superata e piuttosto vecchia. E questo perché? Perché, voglio dire, questo non dico una novità a nessuno, e come si dice sempre, l'ambiente internazionale è molto volatile, cambia frequentemente, minacce emergono in maniera rapida e inaspettata. E dunque, qual è il modo migliore per affrontare queste minacce? È quello di avere delle risorse di riserva, delle sovrapposizioni che consentano di spostare personale, risorse, unità su vari compiti a seconda delle esigenze. E questo io credo che sia il motivo principale per cui un servizio unico non sia una buona idea. Ora non so se Andrea vuole dire qualcosa su questo? La parte storica o comparativa, se vuoi, che ci hai dato, non la posso chiaramente pareggiare. Posso fare un ragionamento più in generale su come funzionano comunque le burocrazie pubbliche. Nel senso che il sogno di qualsiasi governante è fare la burocrazia che gestisce tutte le informazioni, le processa al meglio e porta a quello che è il risultato migliore. Purtroppo, nonostante le intenzioni, nonostante le migliori intenzioni, nonostante il personale più qualificato, noi sappiamo che tutte le burocrazie, in un modo o nell'altro,
sviluppano delle disfunzionalità per dei trade-off impliciti che caratterizzano proprio queste burocrazie, incluso principal agent problem, cioè chi sta a capo deve dare delle missioni a chi sta sotto e queste missioni non necessariamente sono così ben specificate e se sono troppo specifiche rischiano di restringere l'ambito e quindi l'efficacia delle attività. Se sono molto ampie, per esempio, il rischio qual è? Che la persona che sta più in basso nella piramide faccia gli affari suoi e non quello che gli è stato chiesto. Questo vale in tutte i tipi di contratti o di interazioni anche nel settore privato, ma vale soprattutto in maniera comunque più pronunciata nelle attività dove non ci sono meccanismi di prezzi interni, perché è molto più difficile controllare anche l'efficacia, cioè alla fine in azienda c'è un meccanismo per certi versi per capire se e come quello che è stato fatto. Nelle burocrazie pubbliche è necessariamente più difficile, che non è una critica a loro, ma è la natura del business. E come si risolvono alcuni di questi problemi? In parte proprio come diceva Nicolò, cioè se ho il rischio che una burocrazia per varie ragioni possa focalizzarsi totalmente nella direzione sbagliata, se ne ho due in parte sovrapposte, quantomeno quel rischio lo posso calmierare, no? E quindi da un punto di vista semplicemente di studioso delle organizzazioni, quello che mi dici mi sembra abbia molto senso. Aggiungo una cosa, che dopo l'11 settembre, perché forse è utile utilizzare come analogia, cioè negli Stati Uniti nel corso degli ultimi 20 anni hanno avuto almeno due grossi fallimenti di intelligence, che sono prima l'11 settembre, perché non è stato anticipato, e poi quello delle armi chimiche in Iraq, dove l'intelligence ha fatto l'opposto, ha detto che c'è un rischio che invece non c'era. Allora, dopo l'11 settembre venne fatto appunto una sorta di un ruolo di accentramento, coordinamento di tutte queste 18 agenzie di cui parlava Nicolò, proprio perché in quel caso il problema era mancata comunicazione. Cioè noi sappiamo che l'FBI aveva delle informazioni, la CIA ne aveva altre, il Dipartimento di Stato ne aveva anche altre ancora. Adesso non ricordo, c'è un libro che ha scritto una docente che più o meno ci ha portati tutti e due in California a fare il postdoc, Amy Ziegert, ha scritto un libro che si chiama Flying Blind, che è sul fallimento dell'intelligence dell'11 settembre, e lo racconta abbastanza bene. Uno dei terroristi viene rifiutato. Ho detto Flying Blind, sì, Spine Blind, Flying Blind è il libro di Michael Brown, Spine Blind. E quindi Amy Ziegler dice, a uno di questi il Dipartimento di Stato negò un visto, il suo amico la CIA aveva segnalato che era in odore di terrorismo, a un altro ancora l'FBI dice, ma perché questo sta prendendo le lezioni di volo? Adesso non ricordo se erano la stessa persona o se erano tre fratelli o tre amici. Il problema quale fu comunque che queste informazioni che tra di loro avrebbero permesso di fare un quadro completo e capire che stava per avvenire un attentato non sono state fuse, non sono state messe insieme ed ecco quello che succede. E questo rischio c'è sempre, purtroppo questo rischio di mancata comunicazione va di pari passo con un altro rischio, che è un doppio rischio, che da una parte è quello che alcune informazioni proprio non verranno cercate, perché non c'è più questa sovrapposizione, quindi ci si focalizza solo in una direzione, mancandone altre. L'altro rischio è quello di perdere le fonti di intelligence, cioè la ragione per cui l'intelligence è compartimentalizzata è semplicemente una ragione di sicurezza. Se io sono la spia e che passo i segreti a Nicolò, e Nicolò poi è l'agente che mi gestisce e li deve passare a Costantino, se Costantino non ha modo di sapere chi sono io, questo fa sì che io non possa essere bruciato. Se invece il mio nome circola tra tutti quanti, e magari basta un errore semplice, ma anche basta semplicemente far uscire da qualche parte un segnale di che tipo di persona, dove vive la persona, che tipo di background, e io, a seconda delle situazioni, io vengo bruciato, vengo arrestato, vengo ucciso, e voi avete perso magari quello dentro Al-Qaeda che vi diceva, guardate che c'è qualcuno che vuole organizzare un attentato. Questo problema è fondamentalmente difficile da risolvere e non c'è una soluzione ottimale, perché è sempre il dilemma tra centralizzazione e decentralizzazione, e che
caratterizza anche le agenzie private e le agenzie di intelligence. L'ultima cosa che dico, e poi ritorniamo a Nicolò, è che in parte l'intelligence sta cambiando molto grazie ai big data, e quindi l'idea che molti hanno negli Stati Uniti è di sfruttare di più big data, open source intelligence, per capire meglio alcune dinamiche, però magari poi ci torniamo dopo e così torniamo sulla strada della riforma. Tu mi hai dato un assist per parlare di centralizzazione, che è, diciamo, probabilmente il problema fondamentale nel funzionamento dei sistemi di intelligence. Perché? Perché se non c'è adeguata centralizzazione, quello che arriva al decisore politico in termini di informazione non è il quadro completo di cui si dispone. E dunque, diciamo, è una situazione subottimale. E questo è stato proprio, io ho parlato prima del coordinamento in Italia, questo è stato il secondo grande problema. E in questo posso anche ricollegarmi a quello che ha detto prima Costantino sulle deviazioni, eccetera. È fondamentalmente uno dei problemi principali all'origine delle deviazioni negli anni 60 e 70 fu il fatto che non c'era adeguata centralizzazione e comunicazione con il vertice politico. Perché? Perché il servizio era principalmente militare, dipendeva prima dal capo di Stato Maggiore della Difesa e poi dal Ministro della Difesa. Quindi nel caso italiano in quel periodo non ci fu neanche una grande direzione politica da parte dei vertici. Questo problema si è poi risolto nel 77 in teoria, ma in pratica per quelle pochissime informazioni che abbiamo in pubblico e per quei pochissimi documenti che sono stati declassificati, quello che si vede dagli anni 70 fino al 2007 e possiamo presumere che la situazione non sia diversa oggi da quando è stata approvata la riforma del 2007, è una difficoltà di funzionamento appropriato dell'organo di fusione e integrazione delle informazioni. Prima il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, oggi il suo successore, il DIS, Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. Questi sono gli organismi che fondamentalmente dovrebbero raccogliere e mettere insieme tutte le informazioni che vengono dalle agenzie in analisi di tipo strategico più ampio, che contribuiscano a migliori decisioni pubbliche sulle varie questioni di interesse del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Ora, la riforma come aiuta a risolvere questo problema, la proposta di legge di Guerini? A mio avviso non molto, perché la riforma si concentra, Andrea lo aveva accennato prima, sulle garanzie funzionali, i poteri delle garanzie funzionali dell'autorità delegata, e ora spiegherò che cos'è l'autorità delegata, e su, oltre alle garanzie funzionali, anche sull'autorizzazione per le operazioni sotto copertura da parte dell'autorità delegata e la possibilità, sempre da parte dell'autorità delegata, di ispezioni presso le varie agenzie. Che cos'è questa autorità delegata? Allora, la riforma del 2007, dà poteri direttivi di indirizzo strategico e di direzione del sistema di intelligence al primo ministro. Quindi il primo ministro è il capo della comunità di intelligence in Italia. Tuttavia il primo ministro può, ed è sempre stata prassi dal 2007, con la sola eccezione del governo Conti, potete ricordarvi, e magari lo ricorda anche chi ci ascolta, tutta la polemica con Renzi, eccetera, sulla questione. Ricordiamo bene, infatti, ricordiamo bene quando Conte non delegò. E quindi, insomma, può nominare un'autorità delegata, ovvero un individuo che lo sostituisca, a cui delegare i poteri in maniera di direzione, in materia, scusate, di direzione strategica del sistema di intelligence. E il punto fondamentale della riforma Guerini, della proposta di Guerini, è un rafforzamento dell'autorità delegata. Ma a mio avviso, che diciamo in linea generale ci può anche andar bene, non è che, certo, non è criticabile nessuna delle proposte avanzate da Guerini per quanto riguarda l'autorità delegata. Tuttavia mi sembra che si trascuri il problema che invece si ha da tanti anni, che è quello dell'organo centrale, del Dipartimento delle Informazioni e della Sicurezza, che ha problemi simili a quelli che aveva il suo predecessore, il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza, CESIS. C'è il problema di non riuscire efficacemente a coordinare l'attività delle agenzie.
E questo la riforma Guerini non lo tocca. Diciamo, a me sembra un limite non da poco, ecco. Anche insomma, considerando il fatto che è un problema che si ha veramente da diversi decenni in Italia, e questo, su questo abbiamo non le speculazioni di Nicolò Peprelli, ma abbiamo documentazione d'archivio abbastanza solida anche dei governi, del governo Craxi, dei governi Andreotti, che dimostrano come i decisori politici si sono trovati in cui una situazione in cui la controparte, ovvero l'organo di integrazione delle informazioni, non riusciva a funzionare abbastanza bene, con tutte le difficoltà del caso. Questa è una cosa che diciamo, di cui Craxi si occupò in prima persona, e diciamo una questione rispetto a cui fu particolarmente attento. Stesso discorso anche per Andreotti, poi nei primi anni 90, soprattutto all'epoca in cui uscì lo scandalo di Gladio. Sì, anche altra cosa che mi ha fatto venire in mente, lo scandalo di Gladio. No, ti voglio fare una domanda forse banale, ma sempre per far comprendere. I servizi quindi dipendono direttamente dalla politica o dal Ministero della Difesa, che comunque è su scelta politica. C'è un rapporto, diciamo così, cioè quanto grado di autonomia hanno nell'operatività, non tanto rispetto alle scelte che devono essere fatte, quelle di indirizzo, che naturalmente giustamente spettano alla politica, ma l'autonomia operativa. Non so se ho usato i termini tecnici. Sì, assolutamente, chiarissimo. Termini perfetti, domanda chiarissima. Allora, in termini operativi hanno autonomia, nel senso che è anche prassi in Italia che i politici non entrino negli aspetti operativi. Questo è stato una cosa, diciamo, un aspetto chiaramente ravvisabile se si vanno anche a leggere i documenti delle commissioni d'inchiesta. Per dire, qualche giorno fa proprio leggevo un'audizione di Andreotti in cui Andreotti argomentava con grande chiarezza, visto la fine degli anni 60, come non fosse suo dovere politico entrare in aspetti operativi dell'attività del servizio, e fosse anche giustamente. Andreotti sollevava anche un problema di sicurezza nel momento in cui i politici entrano in queste attività. Oggi è la stessa cosa. Tuttavia, e questo ce l'aveva, diciamo, ha introdotto la questione Andrea prima, è la riforma di Guerini invece introduce un controllo anche su aspetti di attività operativa dei servizi segreti, in particolare l'autorizzazione da parte dell'autorità delegata alle attività sotto copertura. Io devo dire, ecco, mi lascia un pochino perplesso, nel senso che capisco la logica in termini di garanzie, e sicuramente Guerini è persona particolarmente attenta, diciamo, e consapevole della reputazione che grava ancora dopo tutti questi decenni sui servizi segreti italiani. Credo che, diciamo, sia nell'interesse di una trasparenza democratica, anche quello di garantire un controllo politico sulle attività operative più segrete. Forse, diciamo, qualche problema operativo potrebbe crearlo in termini di farraginosità del meccanismo. Un'idea che mi, un'ipotesi alternativa che mi viene in mente è che forse più che l'autorità politica, da questo punto di vista, sarebbero dovuti rafforzare i poteri del direttore del DIS, che poi può rispondere all'autorità politica. A mio avviso sarebbe stata una soluzione più sensata, piuttosto che rischiare di andare a creare un controllo potenzialmente molto pervasivo da parte dell'autorità politica in aspetti operativi. Posso dire e una poi cosa? C'è altri, ti volevo dare l'assist, volevo dire che la riforma poi include anche due aspetti, diciamo, ulteriori, ovvero l'approvazione ogni 4 anni, la proposta Guerini, di una strategia di sicurezza nazionale e l'istituzione di un consiglio di sicurezza nazionale. Questi credo sono aspetti su cui Andrea, insomma, abbia tanto da dire. Non lo so, soltanto da dire. Volevo tornare però sulla cosa che tu dicevi su questa approvazione, che effettivamente, cioè, per risolvere un problema, che un problema dovuto a dei trade-off genera degli altri trade-off, cioè noi nel momento in cui abbiamo l'autorità delegata che deve approvare queste operazioni sotto copertura, ci sono chiaramente due rischi: o
che questa autorità delegata sia sommersa di richieste, non riesca a processarle, quindi c'è un problema semplicemente di gestione, quindi noi semplicemente poi facciamo crescere a dismisura l'ufficio dell'autorità delegata per chiedere tutte queste richieste che chiaramente aumenteranno a dismisura perché tutti quanti chiederanno l'autorizzazione per qualunque tipo di attività per il rischio di poi trovarsi sanzionati, quindi diventa una macchina che non si ferma più e quindi da essere, cioè l'intelligence serve per riuscire a sorvolare sulle questioni di legge, tra virgolette, meno rilevanti, avere quell'agilità informativa, finisce poi per essere ingolfato come tanti uffici pubblici o privati. L'altro rischio qual è? Quello che l'autorità delegata non approvi per il rischio di dire cavolo, qua finisco io nei casini. No, mi sembra evidente, cioè uno dice allora la sicurezza nazionale richiede quel tipo di operazione e questi qua chiedono a me di tra virgolette coprirgli la schiena e allora io non ragiono più per la sicurezza nazionale, ragiono per la mia carriera politica. Non sto dicendo che questo succeda e neppure sto dicendo che queste dinamiche richiedano delle persone particolarmente ciniche e tra virgolette moralmente compromesse. È una dinamica che funziona in tutte le burocrazie, dove comunque ci sono questi due rischi che mi sembra, quello che ha detto Nicolò, uno delle due dinamiche potrebbe svilupparsi. Tornando invece agli altri due temi, sul Consiglio di Sicurezza Nazionale e sulla strategia di sicurezza nazionale. Allora, questo è un altro grande cavallo di battaglia, cioè se voi andate su Facebook e cercate alcuni dei personaggi che vanno regolarmente in televisione, più o meno tali, parlare di questioni di difesa, sicurezza, affari internazionali, ce ne saranno, non so, centinaio che dicono io sono quello che ha proposto per primo la formazione in Italia del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Cioè di solito no, i figli illegittimi uno cerca di nasconderli, poi invece ci sono dei non figli illegittimi di cui però tutti sono padri. Allora prima faccio un po' di chiarezza, cos'è il Consiglio di Sicurezza Nazionale? Prende totalmente l'esempio dagli Stati Uniti, dove ci sono delle funzioni differenti a cui in parte tu facevi riferimento prima quando hai parlato della difesa. In realtà la difesa ha una sua intelligence militare che è un po' separata dal resto, però i meccanismi sono simili. Però il consigliere della sicurezza nazionale è uno che dice le minacce al paese possono venire di natura di guerra, possono venire da terrorismo interno, possono venire da cambiamenti diplomatici, quindi Dipartimento del Ministero degli Esteri, il Dipartimento di Stato negli Stati Uniti, eccetera. Allora c'è uno che coordina tutte queste attività che sono in domini differenti, ma comunque hanno a che fare sempre con la sicurezza nazionale, quindi ecco che c'è il National Security Advisor. Waltz è stato quello prescelto da Trump, in passato il più famoso probabilmente Henry Kissinger, che ha svolto quel ruolo negli anni 70. L'idea del Consiglio di Sicurezza Nazionale è esattamente questo. Perché? Perché in Italia non c'è quella funzione, di solito quella funzione è svolta in maniera informale, quando bisogna parlare con gli altri National Security Advisor di altri paesi, di solito parla il consigliere diplomatico o il consigliere militare del primo ministro, se non mi sbaglio. Ora, il problema secondo me qua è, la proposta in sé può anche aver senso, il problema che io vedo in questa idea che il Consiglio di Sicurezza Nazionale sia la soluzione a tutti i mali della cultura italiana, che non è che se tu prendi un tipo di burocrazia e la ficchi di forza, con la forza della legge, in una struttura politico-istituzionale, allora tutto inizia a funzionare e cambiare, perché comunque delle dinamiche di potere, dinamiche di influenza, dinamiche di condivisione delle informazioni continueranno a rimanere. Cioè, detto in altri termini, l'Italia quando viene criticata per la sua sicurezza nazionale che funziona o non funziona, il problema non è tanto che non c'è un consiglio per la sicurezza nazionale, ma piuttosto è di tutto l'apparato istituzionale e costituzionale italiano che non è esattamente dei più snelli, dei più agili, che porta poi a determinate altre strutture. Cioè se io dovessi dare la precedenza direi cerchiamo di rendere il paese più veloce, più snello, e poi il Consiglio di Sicurezza Nazionale può venire dopo, perché questo qui
magari può risolvere qualche problema, ma non i principali. Arriviamo all'altra cosa a cui poi Nicolò sei in disaccordo, ti passo subito la parola, dico solo faccio solo due commenti sulla sicurezza, la strategia di sicurezza nazionale. L'Italia è di fatto l'unico paese che non pubblica, almeno di quelli del G7, che non ha regolarmente dei documenti nei quali viene identificata e tracciata la propria sicurezza nazionale. Anche questo è di sicuro un'anomalia, ma non credo che la soluzione sia nell'avercela per legge. Parte del problema deriva da altre dinamiche di natura culturale, politica e altro. Faccio qualche esempio. A gran parte dei partiti politici in questo Parlamento, di sicuro nei precedenti, sarebbe molto sconveniente dover andare in Parlamento e presentare un documento nel quale si dice in maniera chiara che l'Italia rispetta i suoi impegni sulla spesa militare, che aiuta anche con l'uso, la minaccia dell'uso della forza, la sicurezza internazionale. Se questo non lo si dice, non si può essere accusati di dare importanza a questi ambiti, e quindi comunque si riescono a tenere le coalizioni più ampie, più diverse dal punto di vista ideologico. Allo stesso tempo, di essere soggetti a follia bellicista, allo stesso modo, per fare un documento del genere di sicurezza nazionale è necessario aver bene in chiaro quali sono le scelte, nel senso che noi vediamo molto in maniera molto chiara la differenza tra i documenti che vengono pubblicati su questi temi dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Uno legge i documenti dell'Unione Europea, non riesce a capire, dice questa non è una strategia. Una strategia vuol dire che vagamente ci sono degli ostacoli, ci sono dei limiti, ci sono delle minacce, ci sono degli obiettivi, ci sono dei mezzi, è semplicemente identificarli in maniera sufficientemente chiara, che tutti gli attori abbiano ben chiaro, incluso l'intelligence, abbiano ben chiaro in quale direzione bisogna andare, ma in maniera non troppo chiara e dettagliata da dare un vantaggio agli avversari, perché questo è il ruolo principale della strategia di sicurezza nazionale. Bene, questo richiede alla politica di fare delle scelte molto chiare, cioè dico per dire, può voler dire noi guardiamo di più verso il Mediterraneo, noi guardiamo di più verso la sicurezza del fronte est, a cui poi dovrebbero in teoria far seguito una serie di decisioni, cosa che nell'ambito italiano faccio fatica a vedere. Sarei molto favorevole a questo cambiamento, un cambiamento culturale, politico difficile. Però Andrea, scusami, adesso però mi sorge spontanea una domanda. Lo chiedo naturalmente anche a Nicolò. C'è una forma di coordinamento e collaborazione in ambito europeo? Seconda parte della domanda, forma di collaborazione e coordinamento con i servizi di intelligence di UK, dopo che UK è uscita, resta nella NATO, ma è uscita dall'Unione Europea. Cioè a livello proprio di, come dire, cornice, di quadro di collaborazioni all'interno dei trattati, c'è una forma di banalmente scambio di informazioni codificato fra servizi intelligence? Guarda, allora, se non è un problema, dico ancora due parole, e perché aggiungo a quello che ti stavo dicendo prima e rispondo su questo, e poi Nicolò ne sa di più di me. Allora, solo per chiudere quello che dicevo prima, e capite che la sfida vera è politica, sulla politica che deve prendere delle decisioni. A sua volta, per scrivere un documento di sicurezza nazionale, cosa che non è secondaria, ci vorrebbe uno spoil system, a mio modo di vedere, in tutti i vari ministeri. Perché se io sono il ministro X o il National Security, il consigliere per la sicurezza nazionale, chiaramente ho bisogno che chi scrive quei documenti sia in totale sintonia con la mia visione. Mentre in Italia lo spoil system avviene solo ai livelli più alti della politica, cioè il ministro, i viceministri, i sottosegretari, magari i capi gabinetto, e finisce fondamentalmente lì. Sì, ma quella strategia non te la può scrivere l'uomo per tutte le stagioni. Quindi secondo me c'è un problema anche di natura politico, costituzionale, istituzionale da eventualmente gestire. Ora, venendo alla tua questione, in chiave NATO
mi sembra nel 2014 è stato creato all'interno del quartier generale della NATO una divisione che si chiama Joint Intelligence and Security Division, che serve per rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra servizi di intelligence dei paesi della NATO. E questo di sicuro. C'è da sempre, in chiave NATO, ma anche bilaterale, una collaborazione tra l'intelligence. Quello che la grande differenza è che ci sono i 5 paesi prediletti, che è un accordo che si chiama Five Eyes, che sono Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia, che hanno una cooperazione di intelligence molto molto forte, e tra di loro c'è un livello di cooperazione e di condivisione dell'intelligence relativamente elevato, gli altri molto di meno, può avvenire case by case a livello bilaterale, ma è minore. Quando poi c'è la questione dell'antiterrorismo o domestic intelligence, quindi io ho il gruppo terrorista che sta nel mio paese, che so però che vuole attaccare il tuo paese, e lì di nuovo è condivisione di intelligence, penso che un qualche ruolo ce l'abbia anche l'Interpol, immagino, però ne so molto di meno su questo ambito qui, e quindi cedo la parola a Nicolò su questo tema. Allora, io vado diciamo a integrare quello che ha detto Andrea, menzionando come meccanismo informale di condivisione di intelligence il Club di Berna. Il Club di Berna, che è l'organismo che riunisce informalmente i servizi segreti dei paesi membri dell'Unione Europea, più quelli della Svizzera, quelli della Norvegia, esclude l'Austria per la sua nota tolleranza delle attività di spionaggio. Ed è un organismo che è esistito sin dal 1971, in realtà con alcune riunioni informali prima. Uno, diciamo, dei mattatori del Club di Berna in quel periodo è per esempio il noto Federico Umberto D'Amato, dirigente e poi direttore della divisione affari riservati in Italia. Ed è un meccanismo che nacque negli anni 70 con scopi di condivisione di intelligence in materia di terrorismo, soprattutto terrorismo di matrice comunista. Lì all'epoca quello era il problema, e poi diciamo è stato, pur senza essere istituzionalizzato, è progressivamente diventato il, diciamo, il forum dove i paesi dell'Unione Europea si scambiano informazioni. È tutto comunque molto, è un organismo molto informale, non strutturato, che funziona su base volontaria, e diciamo che di cui per molti versi, per molti anni, non deliberatamente si è evitato di parlare, questo per mantenere una riservatezza delle attività. Io poi, se posso dire solo due parole su, Andrea ha già detto tanto, secondo me ha toccato tutti i punti fondamentali della questione della strategia nazionale e del Consiglio di Sicurezza Nazionale. E, due commenti. Sul Consiglio di Sicurezza Nazionale, l'istituzione di un altro organismo non so quanto sia una buona idea, alla luce del fatto che in realtà esistono già organismi di tipo interagenzia che si occupano di sicurezza e difesa. Uno è ovviamente il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, che è stato creato con la legge di riforma del 2007 e che fondamentalmente è presieduto dal Presidente del Consiglio e diciamo riproduce in maniera abbastanza accurata la composizione che noi conosciamo di Consiglio di Sicurezza Nazionale, conosciamo dall'esperienza americana e anche dal cinema, diciamo, con militari civili coinvolti nell'ambito della sicurezza. Quindi un organismo di questo tipo già l'abbiamo. Oltretutto non dimentichiamo che abbiamo anche un altro organismo che si occupa di difesa ai massimi livelli, che è il Consiglio Supremo della Difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, che è comandante in capo delle forze armate. E questo, diciamo, ovviamente sappiamo che oggi il Presidente della Repubblica tende, diciamo, meno ad entrare su questioni, diciamo, rispetto agli anni della Guerra Fredda, su questioni di sicurezza e difesa. Insomma, all'epoca il Presidente della Repubblica era, appunto, per i suoi minori condizionamenti politici, una garanzia soprattutto per i nostri alleati in ambito NATO. Oggi il problema non esiste, però questo organismo è ancora lì, il Presidente Mattarella lo ha riunito poco tempo fa. Quindi, insomma, ecco, secondo me
aggiunge un altro organismo nel momento in cui ne esistono già due, con poteri non trascurabili, diciamo, rispetto ai quali si potrebbero fare riflessioni, mi sembra appunto, coerentemente con quanto diceva Andrea, complicare e burocratizzare ancora di più, senza motivo. Posso dire una cosa su questo? Cioè, perché mentre parlavi, forse ho chiarito le mie stesse idee, ovvero che sembra quasi che si voglia dare una soluzione burocratica a un problema che è fondamentalmente politico. Perché a me sembra quello, c'è un problema di fondo che è la responsabilizzazione della politica rispetto a questioni di sicurezza nazionale, dove i partiti dovrebbero avere il coraggio di prendere delle posizioni chiare su determinati temi, incluso anche una riforma eventualmente che vada a fare quanto a cui accennavo prima sullo space system. Invece questo non lo si risolve, si pensa che poi il problema avviene con una nuova struttura che è una soluzione un po' molto italiana, c'è un problema, creiamo una burocrazia. Per fortuna non sono italiana, leggevo questo docente, mi sembra di LSI, che diceva l'altro giorno che in Spagna non hanno startup nel mondo delle AI, ma hanno già fatto il centro sulle AI con 5 direttori, 4 dirigenti, 52 segretarie, 20 manager, e diceva ci siamo già preparati. E mi sembra un po'... Non è che ad ogni problema la soluzione sia necessariamente una nuova burocrazia. Alcuni problemi richiedono nuove burocrazie, alcuni chiedono un cambiamento delle burocrazie, altri secondo me sono di natura più prevalentemente politico-culturale. No, ma io direi che abbiamo raggiunto l'ora, il tema è già complesso di suo e poi l'attenzione cala ad un certo punto, quindi penso che possiamo fermarci qui, magari ci possiamo ritornare aggiungendo gli altri elementi e inserendo questa analisi che voi avete fatto nello scenario attuale, credo che sia la cosa che più interessa e preoccupa, se siete d'accordo. Perfetto, sì. Spero che sia stato interessante, grazie a te dell'ospitalità e chi ci ha ascoltato del tempo. Grazie Costantino. E grazie a voi, Andrea e Nicolò. grazie, ciao e buona giornata.